Allora, ciao, ringrazio innanzitutto Pierluca Lanzi per l'invito a parlare un po' della mia esperienza da neosviluppatore di videogiochi. Io ero qui 20 anni fa su questi banchi come studente, perché ho fatto ingegneria elettronica, e ritrovarmi qui è abbastanza curioso, mai me lo sarei aspettato. Parlerò in questa oretta degli ultimi 20 anni della mia vita, anzi un pochino di più, su ciò che mi ha portato a diventare uno sviluppatore di videogiochi. Questo è il mio temario, farò una piccola introduzione su di me, ciò che mi ha formato tutti i contenuti della mia mente. Ma questo perché ritengo l'arte del game design una qualcosa che, se non ci sono, diciamo, abbastanza contenuti di diversi tipi da integrare, uno magari non sa bene cosa dire o cosa fare. E poi parlerò del cosa voglio mettere nel game design, parlerò dei miei progetti in corso e alcune considerazioni abbastanza pragmatiche per chi lavora nel mondo non solo dei videogiochi, ma proprio della produzione multimediale. Inizierei con un punto di vista che io me lo ricordo tutte le mattine, ovvero dove siamo e cosa facciamo. Quindi ecco, nel cerchietto giallo, in quel cerchietto giallo vediamo tutte le stelle che noi vediamo di notte, mentre stanno tutte lì. L'universo è molto ampio ed è magari interessante per capire le prospettive. Questa è un'immagine che è arrivata pochi giorni fa, che mi ha molto colpito perché rappresenta molto bene la situazione in cui spesso mi sembra che ci troviamo in tanti, soprattutto nel mondo del lavoro, ovvero una serie, queste sono capre vere che stanno su questi rami di quest'albero, ognuno guardando una direzione diversa e stanno lì. La didascalia di queste foto ha detto: siamo magari tutte capre ignoranti, perché spesso magari ci riteniamo molto sapienti, che sappiamo tutto, mentre poi scopriamo di non sapere niente, e viviamo su dei rami morti, perché magari ci troviamo in punti dove non vediamo bene dove stiamo andando, e ognuno in una direzione diversa. Mentre la cosa che a noi ci interessa di più magari è trovare dei punti di collaborazione e delle visioni comuni per portare avanti dei progetti. Questo lo collegherò con il tema che quando bisogna sviluppare dei progetti e soprattutto dei videogiochi dove è necessaria l'interazione di diverse professionalità, lì non si può tanto né improvvisare né ognuno fare il suo. È necessario un attimino imparare a lavorare assieme. Premessa: chi sono e perché sono qui? Allora, io mi chiamo Stefano Cecere, mi definisco uno sviluppatore multimediale. Mi piace la ricerca, sono un musicista, attivista e papà di 2 bambini. Cosa mi interessa fare? Questo per me è il focus, perché per andare qualsiasi, per quanto riguarda la mia esperienza, attività che io ho fatto nel mondo, qualsiasi lavoro, è sempre stato mosso da una necessità di qualcosa, di un contenuto o di una missione. Per dire, a me interessa l'aumento della felicità o la diminuzione della sofferenza, sia individualmente che globalmente, la condivisione di tutto ciò che riteniamo meglio in noi stessi o che scopriamo nel mondo, l'esplorazione di tutto, tutto inteso di ogni tipo di disciplina, ogni tipo di sapere. Se si può percorrere un sentiero non battuto, mi sembra la strada più interessante da prendere. Poi, per chi è avvezzo un po' alla musica o gli piace sentirsi libero, sa che il processo di improvvisazione o di creatività, di libera creatività, il famoso flusso di coscienza, è molto molto interessante, molto appagante e porta spesso dei risultati molto interessanti. E infine, una cosa che mi assilla fin da quando ero giovane è la relazione tra forma e contenuto. Ovvero, ci sono delle forme più idonee di altre per comunicare certi tipi di contenuti? Ta-tam. Chiudiamo la parentesi di introduzione. Un accenno al mio processo storico. Io, dopo aver fatto il triennio di ingegneria elettronica, ho iniziato da libero professionista, ho aperto la mia partita IVA a 22 anni, l'ho chiusa pochi mesi fa per aprire la mia società, il mio mini studio, che ho chiamato CRUR, sul tema dello sviluppo e ricerca e sviluppo di videogiochi e applicazioni software per lo sviluppo personale, culturale e sociale, utilizzando alcune tecnologie chiave che a me piacciono molto, che sono la realtà aumentata, la realtà virtuale, l'intelligenza artificiale e il web. Questo è il login del mio studiolo che mi porto avanti da quando ero al liceo.
Seconda fase, l'evoluzione. Prima di parlare dei progetti che ho in corso e del perché li sto facendo, racconto brevemente, diciamo, il mio processo formativo. Questo perché vorrei porre l'accento sul tema della multidisciplinarietà, ovvero io sono nato e cresciuto, mi sono formato negli anni '80 con gli inizi dell'informatica, con i primi personal computer, e ai tempi non c'era questa settorialità che oggi vedo molto imperante, che tipo uno nasce programmatore C e sa fare quello, oppure uno nasce grafico modellatore 3D e fa solo quello. E collegandomi molto alle, diciamo, all'attitudine e alle visioni rinascimentali, non vedo perché uno non possa avere una visione integrale su tutte le arti e tutte le discipline e magari portare avanti dei progetti tenendo conto di tutte queste arti. Quindi non farò, anzi un po' mi spaventano solo i progetti monotematici o monotecnologici, e per arrivare a una visione e un'esperienza in tutte le discipline bisogna attingere da tante sorgenti, le più varie. Una formazione non lineare di un contenuto umano. Il contenuto umano è la coscienza, diciamo in questo caso parlo della mia esperienza personale, ma ognuno ha la sua, e necessariamente non può essere lineare una formazione, non c'è un percorso, un libro di testo che porta, non so, voglio fare videogiochi, disegnare e sviluppare videogiochi, non c'è qualcosa che ti porta lì. Ad esempio, ognuno di noi nasce con un corpo diverso dagli altri. Il corpo, la forma del corpo, per dire, influisce moltissimo sulla coscienza, su quello che uno come va a relazionarsi nel mondo. Quindi uno può essere, per dire, se uno si ritiene molto brutto, magari avrà meno relazioni personali e si dedicherà di più magari allo studio. Uno che ha un fisico particolarmente idoneo allo sport passerà da bambino tutto il tempo libero in cortile e magari non imparerà un linguaggio di programmazione di computer o non studierà gli antichi testi religiosi, cose del genere. Questo influisce sulla coscienza. Per quanto mi riguarda, io ho avuto una formazione che mi ha portato molto a, diciamo, una configurazione corporea che io ho detto, vabbè, mi sono chiuso molto nello studio e nella ricerca di qualcosa che mi appagasse, che non vedevo nel mondo esterno. Cosa scoprì? Fortunatamente sono cresciuto in una famiglia medio borghese e mio padre mi regalò un Commodore 64 all'età di 9 anni, credo, e mi ricordo che camminavo in montagna e fui folgorato dal pic e il poc, che io bambino non sapevo cosa volevo dire, sapevo che poc voleva dire sassolino, poi scoprì cos'era il principio del circuito digitale, ovvero la memoria, e come nel pic vai a vedere un valore di memoria, nel poc lo vai a inserire. Questo circuito molto semplice, che risale, se uno va a vedere, ad Aristotele, fu il primo che nella sua logica inventò quasi i circuiti integrati, una cosa che, per dire, la filosofia giapponese o orientale non ci arrivò in questi termini, fu rivoluzionaria e mi permise di accedere e di iniziare a esplorare tutto ciò che era il mondo digitale, cosa che oggi sono abbastanza ovvie, tipo vedere la forma d'onda a samples di un suono. Nell'inizio degli anni '80 era abbastanza all'avanguardia, no? Capire cos'era il campionamento, un segnale continuo che viene trasformato in campioni discreti. E contemporaneamente, quindi, ebbi una mano su un computer, fu prima Commodore 64 e poi in evoluzione, e dall'altro la musica. Qui arrivò in casa un pianoforte, una tastiera, e iniziai a suonare. C'era molta correlazione tra il suono e l'informatica, come poi vedremo. Infatti io avevo un sintetizzatore, un organo, che le chiamavano nei tempi, che aveva diversi suoni sintetizzati, e mi chiedevo come vengono creati questi suoni. E contemporaneamente dove uno vive magari va a influire sul modo di approcciarsi alle cose. Io vivevo in un condominio dove non potevo suonare ad alto volume il pianoforte acustico. Ciò mi ha portato molto all'esplorazione della musica elettronica e digitale. Magari fossi vissuto in una villetta isolata, sarei un pianista classico e non avrei mai fatto, diciamo, la carriera da
informatico. Una cosa che mi ossessionava erano gli schiacciapensieri. Mi ricordo che avevo proprio questo modello di Donkey Kong, me lo tenevo in mano, me lo portavo a letto e sognavo magari un giorno che questo strumento sarebbe diventato un qualcosa che poteva accedere a tutta la conoscenza umana, un mini computer, cosa ad esempio oggi un iPad mini, esattamente quello che si sognava. Un altro elemento molto importante per, parlo ovviamente della mia formazione, ma credo che è abbastanza comune, e Dungeons and Dragons, i giochi di ruolo, qualcosa che unisce l'avventura, l'esplorazione, il gioco e l'inventare mondi nuovi. Altra pietra miliare, The Lord of the Rings. E per me fu fondamentale perché con questo libro imparai l'inglese. Ricordo, ero in prima media e fu importante sapere l'inglese fin da subito e bene, perché tutti i testi tecnici importanti per imparare l'informatica che mi interessava erano in inglese, in Italia non c'era molto. E questo, credo che oggi l'inglese sia imparato molto meglio rispetto ai tempi, ma non ci giurerei. E altra cosa importante, io avevo un padre elettrotecnico che mi iniziò all'arte di aggiustare le cose. Le cose rotte si aprivano e si aggiustavano. Oggi, beh, con Arduino e tutti questi aggeggi vari è abbastanza uso comune. Per me fu importante per capire come funzionano i circuiti logici, i circuiti elettrici. C'erano i vari kit che uno ordinava e montava e poteva fare un po' quello che voleva. Ed è, ciò aiutava a entrare, diciamo, a gestire una certa anche manualità e soprattutto imparare dal reverse engineering delle cose fatte da altri. Questa cosa ritornò utile poco dopo, quando arrivò l'Amiga, che ritengo il primo computer multimediale per eccellenza, dove la maggior parte della mia formazione arrivò decompilando i videogiochi che trovavo dentro. Con un disassembler praticamente riuscivo a capire come erano stati programmati. C'erano dei bellissimi, si chiamavano i demo, erano dei piccoli programmini di pochi K che erano inseriti all'inizio dei videogiochi, dove i famosi pirati mettevano a frutto il massimo delle loro skills tecniche per farci stare lì dentro delle cose pazzesche a livello di effetti grafici e sonori. Arrivarono i primi modem, la connessione. E cosa succede? Che a metà liceo, ero in terza liceo, iniziai con l'Amiga a sviluppare i primi videogiochi attraverso una piccolissima casa editrice di Monza. Ecco, sono raggiunto, io sono nativo di Monza, e mi ricordo mi pagai diciamo il grosso delle spese del liceo sviluppando, fatto 4-5 videogiochi con Amos, che era un linguaggio molto semplice stile Visual Basic integrato con elementi multimediali. Questo strumento poi si trasformò in Macromedia Director, che poi diventò Shockwave, che poi si sviluppò quando arriveremo a Unity, che prende il filo di questi tool di sviluppo. Quando ero durante ingegneria elettronica, io scelsi di fare indirizzo matematico-fisico perché il mio sogno era creare un sintetizzatore audio controllato dal cervello. Ero ossessionato dal tema di teoria dei segnali e di come poter percepire, misurare le onde mentali e contemporaneamente creare la musica. No, questa era una cosa. Durante l'esame di informatica 2, ai tempi si studiava modula 2, spero che non lo si faccia più, vero professore? Sì, c'è sempre modula 2? Oh signore. Ah, ok. Affrontai il tema del caos e dei sistemi non lineari sviluppando un software per la creazione di grafi con i sistemi L, ovvero sistemi ricorsivi, con un motore in 2D e in 3D. Finito il mio triennio di ingegneria, lasciai un po' gli studi per prendermi una pausa e entrai subito nel mondo del lavoro, perché le opportunità per un giovane che sapeva un po' smanettare con i computer, sapeva i principi di programmazione e sapeva anche un po' suonare, le opportunità ce n'erano tante. Entrai in una casa editrice, ai tempi multimediale, c'erano i famosi CD-ROM,
che mi diede l'opportunità di crearne una trentina, un CD-ROM, fondamentalmente era un'uscita mensile con una specie di videogioco dove si navigava in 3D in vari mondi, e c'erano dentro una serie di giochi con cui si fruivano i contenuti della rivista. Questi progetti, che ne parlerò alla fine delle considerazioni, mi aiutarono tantissimo per imparare l'arte della produttività con delle deadline fisse. Nel momento in cui tu lavori per un editore che dice: ragazzi, il 30 del mese noi dobbiamo pubblicare, non ci si può troppo perdere in chiacchiere o in sperimentazioni, tutto deve essere abbastanza, ci vuole un buon focus e finalizzare la produzione. Questo tool che vedete era Macromedia Director, che fu l'antesignano appunto di tool di authoring multimediale. E ebbi la fortuna di incrociare dei musicisti con cui sviluppai, ad esempio, per Saturnino, ai tempi giravano le enhanced track, ovvero delle tracce di multimedia inserite nei CD audio, e con lui facciamo proprio un bel progetto di musica interattiva dove inserito nel suo CD di testa di basso, siamo nel 96. E subito dopo misi a frutto le mie capacità di sviluppatore multimediale per lavorare a un progetto di portata mondiale, che era un CD-ROM, un'enciclopedia sul tema dell'umanesimo e dei diritti umani. Un'enciclopedia multimediale che trattava appunto tutti i termini dei diritti umani e le esperienze nel mondo, con filmati, infografiche, esperienze in 3D e musiche sul tema della non violenza. Questo fu il primo progetto in cui collaborai, eravamo una dozzina di persone in giro nel mondo, siamo nel 97 agli esordi di internet, quindi sviluppammo delle capacità di lavoro in rete abbastanza all'avanguardia. Poi, per esigenze sempre di attività, imparai a sviluppare web, un lavoro che tutt'oggi mi dà, diciamo, da lavorare, e creando, soprattutto con tecnologie open source, io uso CMS open source, sviluppo siti web per delle agenzie varie. Composizione e armonia. Con un pianoforte in mano, nel momento in cui non si è più soddisfatti di leggere la musica composta dagli altri, uno inizia a improvvisare e a comporre la propria musica. E la maggior parte della formazione fu da autodidatta, ma riscoprì che ogni tanto parlare o farsi indirizzare da un maestro, in questo caso un maestro di composizione musicale, è fondamentale. Infatti, mi ricordo, dopo 10 anni di improvvisazione andai da un maestro che proprio mi illuminò su alcuni elementi, no, della composizione musicale, che altrimenti non ci sarei mai arrivato da solo. E in quegli anni, diciamo, portai avanti le mie passioni per la musica, diciamo pure che tutti gli anni 90 l'ho passato soprattutto a suonare. Andai in tour con alcuni personaggi come Jovanotti, Battiato, gli 883 o Antonello Ruggero, mettendo a frutto sia le mie competenze di musicista, che sapevo proprio suonare e improvvisare la musica, che le competenze di informatica musicale. Siamo agli inizi della digitalizzazione anche della produzione audio, anche nel mondo dei concerti si cominciano a utilizzare i sequencer, tutto viene iniziato ad essere sincronizzato, vogliono sperimentare con i sistemi luci, con sistemi complessi, e potete capire che è tutta una classe di lavoratori che era arrivato a essere maestri dell'analogico, affrontare tecnologie e strumenti digitali non è che il passaggio passi da un giorno all'altro a informatizzarsi. Questo fu, diciamo, una cosa molto interessante che poi si declinò in varie attività di produzioni musicali e di installazioni musicali. Iniziai a esplorare intanto diversi modi di vedere il mondo. Escher fu illuminante. Consiglio, detto tra voi, spero, immagino lo conoscete tutti, il libro Gödel, Escher e Bach, un libro che collega 3 discipline fondamentali quali l'informatica, la coscienza, la musica e la grafica. E mi dissi: perché non si può iniziare a studiare tutto? Così, come temone. Negli anni 2000, diciamo, questa fu la prima parte della mia formazione, molto introspettiva e molto individuale.
contemporaneamente, a un certo punto però ciò non mi bastò più e iniziai a esplorare il mondo fuori dal mio piccolo, delle mie quattro mura. Iniziai a girare il mondo come globetrotter e ciò mi portò abbastanza in giro. Mi ricordo, passai 3 mesi a zonzo per l'Europa e per l'Africa, poi andai in Russia e conobbi per la prima volta proprio la realtà sociale di come viveva tanta gente del mondo che prima non ne avevo la minima idea. Studi di filosofia, psicologia, storia, religione, tecnologia, va bene. E cosa scoprì un giorno? Che anche la coscienza ha un suo schema logico di funzionamento. Così come i circuiti, i diagrammi di flusso di un programma, così anche la coscienza, diciamo, la coscienza umana lavora con delle percezioni che vengono da fuori, che vengono integrate dalla coscienza, che le immagrinizza in una memoria e poi vengono esternalizzate sotto forma di azioni. Sembra strano, ma questo schema, diciamo, del sistema umano è tuttora per me fondamentale per inquadrare cosa voglio fare nella vita e come andare a indirizzare i progetti che mi interessa fare. Nel 2008 divenni papà, lo sono appena diventato per la seconda volta, esperienza che immagino voi proverete fra un po', per me è stato fondamentale per inquadrare tutta una categoria di prodotti. Infatti adesso il mio focus è diventato, diciamo, agevolare e aiutare lo sviluppo e l'educazione dei bambini più che non, diciamo, lavorare con coscienze molto più chiuse e già più formate. Ebbi un'esperienza abbastanza, stando sempre in ambito multimediale, con una serie di amici pubblicammo una serie di riviste, si chiama Il Fannullone. Qui c'era competenze di grafica, di contenuti, di tecniche di pubblicazione e di distribuzione. Insieme aprimmo anche a Monza un locale, quella è l'icona come era prima e sotto come l'abbiamo trasformata nel tempo. Qui sperimentammo, diciamo, le attività ludiche sociali. E trovare, adesso beh, è molto comune le LAN party o giocare in rete, ai tempi non c'erano ancora, diciamo, le reti così avanzate per giocare insieme. E sto per finire la fase di formazione, adesso arrivo ai progetti. Una cosa che mi ha portato in giro per il mondo fu la Marcia Mondiale per la Pace e la Non Violenza, che facemmo il giro del mondo parlando dei temi del disarmo nucleare, dei diritti umani e della necessità di uno sviluppo non violento. Qua matematica, fisica, archeologo, filosofico, un ingegnere mancato per poco. Beh, poi un'introduzione. Tutto ciò mi ha portato ad avere un'esperienza in quello che ai tempi veniva chiamato cross-medialità. Mi ricordo per un anno fui assunto da Mediaset, siamo nel 2000, come esperto di cross-medialità, che ai tempi nessuno sapeva bene cos'era. Comunque la volontà era di unire diverse discipline, diversi media, per portare avanti dei progetti. Finché, passo alla seconda fase, ho fondato a un certo punto, diciamo, dopo 19 anni di mettermi al servizio degli altri, i lavori degli altri, ho fondato una mia realtà di sviluppo di videogiochi con, diciamo, degli intenti. I miei intenti sono, la mia credenza è che con il videogioco si può davvero migliorare la vita e in qualche modo migliorare il futuro. Alcuni temi che mi interessa sviluppare sono tipo il tema dell'empatia, ovvero sentire l'umanità negli altri e sentirsi come un tutt'uno collegati. Un'altra cosa è il tema dell'etica, che è una cosa da non sottovalutare, anzi sarebbe qualcosa da iniziare a ricercare e sviluppare. E in ambito della teoria dei giochi saprete cosa sono le soluzioni win-win, ovvero quelle soluzioni che portano tutte le parti in campo a finire il gioco vincendo qualcosa. Che sono, quando lo studiai, ho detto, sarebbe interessante che tutto il mondo della politica e tutto il mondo dell'economia, per dire dell'ambientalismo, tutto il mondo della vita reale dovrebbe approcciarsi e indirizzarsi verso queste soluzioni, altrimenti arriviamo a situazioni che conosciamo molto bene. L'educazione.
E soprattutto con la nascita dei miei figli e diciamo, relazionandomi con migliaia di persone su vari temi, il tema dell'educazione è davvero fondamentale. Il sapere che oggi nascono milioni di bambini che non hanno accesso a strumenti di educazione adeguati e importanti mi preoccupa, soprattutto sapendo che ci sono tecnologie che oggi possono davvero essere disponibili a tutti gratuitamente. Tema fondamentale mio è l'essere umano come valore centrale e la coerenza tra, diciamo, l'emotività, l'intellettualità e la motorità, ovvero agire, pensare e sentire nella stessa direzione. Interessa uno sviluppo integrale sia della componente logico-cognitiva sia della componente sociale ed emotiva. Questo è un abbozzo, no, di un logo, di una serie di videogiochi che ho in programma che trattano il tema della dialettica generazionale, una cosa molto preoccupante che diciamo si è bloccata un po' negli ultimi decenni con l'allungamento della vita di classi politiche diciamo un po' che raggiungono quasi gli 80 anni e nuove generazioni che faticano ad accedere e a diventare effettivamente i motori del mondo. Adesso diciamo i nuovi fenomeni internet stanno un po' ringiovinendo la cosa, però il tema è sempre molto importante, soprattutto il tema di passare il meglio delle nostre esperienze, delle nostre conoscenze alle generazioni successive. Progetti in corso. Allora, in questi 20 anni, come immagino tutti noi, ognuno si mette nel cassetto in continuazione tutta una serie di cose che vorrebbe fare. Arriverà il momento in cui farò questo, farò quest'altro. E per quanto mi riguarda, diciamo, adesso mi sono un po' impuntato, ho detto dopo 20 anni di servizio verso gli altri mettiamo a fare un po' i progetti che mi interessano per davvero. Per quanto riguarda la mia situazione attuale, il mio lavoro si divide in due parti. Una parte è B2B, ovvero servizi per l'industria, soprattutto l'industria industriale, con lo sviluppo di applicazioni in realtà aumentata, che è un fenomeno in crescita notevole, è davvero una realtà che l'industria chiede e sta iniettando molti fondi per l'utilizzo per avere questi strumenti. Fondamentalmente sono applicazioni che agevolano la manutenzione e l'operatività in situazioni o difficili o quantomeno dove c'è necessità di... Bisogna sapere diverse cose che altrimenti non si potrebbero mettere in pratica. E con la visualizzazione in ambito architettonico. Questi sono strumenti che il mondo dell'architettura chiede molto. Nel mondo del volontariato e dell'attivismo, credo, faccio una parentesi, che mettere le proprie capacità al servizio di progetti no profit sia il miglior modo di svilupparsi e di aiutare gli altri. Quando non ci sono all'interno logiche di mercato e di compravendita di prestazioni, tipo che io ti aiuto te soltanto se mi dai dei soldi, ma invece dico io metto il meglio di me, di quello che so fare per un progetto di utilità, ci si cresce molto di più. E in questo collaboro a un portale web sulla un'agenzia stampa internazionale sulla non violenza e i diritti umani. Questo è un sito in WordPress abbastanza complicato perché in 8 lingue ci lavorano 150 redattori da tutto il mondo. Un repository di documenti digitali, tema abbastanza a voi immagino conosciuto e preoccupante sul tema del mantenimento dei documenti nel medio-lungo termine. Oggi noi abbiamo accesso agli antichi libri di 2000 anni fa, però difficilmente magari riusciamo a leggere un doc di 15 anni fa. Questo è un tema molto importante. Poi partecipo a un'associazione internazionale, si chiama Mondo Senza Guerre, che si occupa di disarmo e riconciliazione fondamentalmente,
che mi ha collegato, lo accenno qui per dire una cosa molto semplice, settimana scorsa Games for Change è una realtà no profit internazionale che si occupa di tutti i videogiochi che hanno lo scopo di aiutare lo sviluppo ovviamente degli altri, diciamo un cambiamento positivo delle cose. Hanno messo fuori un bando per il game design di un videogioco sul tema del disarmo nucleare, o meglio aumentare la consapevolezza sul tema della proliferazione nucleare in corso e come far sì che la gente prenda conoscenza dei reali rischi di questa realtà. Diciamo, dopo 10 anni di attivismo con un mondo senza guerre, quindi conoscendo bene la realtà storica e economica e attuale di questa realtà, ho partecipato a questo bando con un progetto che, se volete, dopo ne parliamo. Poi in Spagna è nato pochi mesi fa, questa realtà si chiama Video Games Without Borders, da parte di un ex, diciamo, produttore di Ubisoft, che ha deciso di creare questa realtà no profit, fondamentalmente, coinvolgendo università e studenti in ambito di videogiochi per la creazione di videogiochi che abbiano come tema l'aiuto nei paesi in via di sviluppo. Poi ne parleremo. Arrivo ai progetti che ho in corso. Allora, il primo gioco che ebbi l'idea di sviluppare come, diciamo, mio titolo principale è Tonzilla. Come vi ho accennato, avendo un passato da musicista, conoscente di tutte le tecniche, tutte, diciamo, abbastanza tecniche di informatica musicale, avendo dei bambini e quindi collegandomi con la necessità e la volontà di studiare metodi di apprendimento ed educativi, e sapendo che il tema della, diciamo, della musica è molto importante per l'espressività umana, mi pensai: perché non fare un videogioco dove uno usa la propria voce per interagire con il mondo? Giocando a questo gioco uno magari deve anche imparare non solo a controllare la propria voce, ma imparare anche tecniche vocali e musicali. Così mi venne l'idea di personificare, diciamo, il protagonista di questo gioco in un gigante. Adesso faccio vedere degli screenshot, poi torno indietro nella spiegazione del design di questo gioco. Siamo un gigante, tipo un Godzillone, che in una città fumetto, diciamo, interagendo con la propria voce, emette dei raggi vocali di diverso tipo a seconda del suono che emette, e può avere diversi effetti. Ad esempio, il mio tema era interpretare la voce, quindi non so se uno impara a fare un'ottava, non so, cantare un'ottava, la la, crea un raggio ottavo che ha il potere di distruggere alcuni elementi del gioco. Oppure i vetri di un palazzo vengono distrutti se uno riesce a tenere una nota tenuta per più di tot secondi a una determinata frequenza, oppure se impara a tenere un determinato ritmo, oppure se riesce a parlare con la voce molto bassa, cosa che magari sono esercizi che io faccio fare ai bambini per espandere e prendere il controllo della propria vocalità. E, diciamo, divagando su questa idea, allora, anche con un amico grafico che ha creato il logo e un po' del design di questo gioco, e ci venne l'idea, ha detto, di facciamolo in realtà virtuale. Il prototipo di questo gioco, appunto, era dell'anno scorso, feci un prototipino in pochi mesi e lo portai alla Games Week, ed ebbe a tuttora un discreto interesse da parte di molta gente, perché non ci sono molti titoli di questo tipo, soprattutto in realtà virtuale, anzi in realtà virtuale ci sono ancora pochissimi giochi. E adeguai lo stile grafico di questo gioco alle mie capacità di modellazione 3D, che sono abbastanza scarse e non ho oggettivamente molto tempo per dedicarmi
alla moderazione o al design grafico, che ritengo in questo caso la cosa meno interessante di questo gioco, ma per questo diciamo abusai, tuttora abuso, di assets già pronti. Però individuai, diciamo, un tema, uno stile grafico adeguato e originale, tipo il tutto ambientato in un fumetto, quindi il mondo è tutto in bianco e nero, le cose importanti sono i raggi emessi dalla voce del protagonista, che quindi sono colorati a seconda del tipo di raggio che viene selezionato, e mi interessava poi tutto il tema dell'interpretazione vocale. Qui vedete un primo accenno, diciamo, ai vari widget che sono inseriti nel gioco, che poi verranno attivati a seconda del momento. Quindi, diciamo, da uno spartito, una tastiera che ti dice che nota effettivamente stai suonando, uno spettrometro per vedere che frequenze uno sta emettendo, un visualizzatore di forma d'onda per quando c'è da fare elementi ritmici, e poi un meter di volume per gli elementi di potenza. E la versione in realtà virtuale è molto interessante, perché per uno dei pochi giochi dove ti mette nei panni di essere un gigante, quindi che salti sui palazzi e vedi da prospettive davvero inusuali. Oggi la maggior parte dei prototipi di giochi in realtà virtuale ti mettono come minimo, diciamo, normalmente nella forma di un essere umano normale, ti fa vivere nuovi mondi. Cambiare il proprio punto di vista è davvero curioso. E cosa ho messo questo gioco? Tot livelli molto corti, questo perché nell'usare la voce non si deve abusare, c'è il rischio di rovinare la voce, quindi i giochi durano massimo 120 secondi, quindi micro missioni molto semplici. Ogni livello ha una micro storia, un percorso esplorativo di questo stesso mondo, dove appunto ogni livello deve esplorare un tema e deve essere risolto con una tecnica vocale adeguata. E poi, ecco, aggiungo innanzitutto un micro schema per voi che siete designer e informatici, sullo schema, diciamo, di base del gioco, per poi arrivare a quelli che sono, diciamo, i riconizzatori vocali. Quindi il tutto parte da un input vocale che viene elaborato da un recognizer vocale, ovvero che individua i vari pattern possibili, nel senso lui tiene sempre conto e cerca di capire se stai facendo, ottenendo una nota, per quanto tempo, se stai effettuando un pattern musicale, ovvero un'ottava, una scala, di che tipo, se stai seguendo il ritmo o meno. Il famoso voice recognizer, a cui vengono iniettati una serie di pattern definiti da classi separate. Diciamo, questo è un po' il cuore di questa applicazione. Il voice recognizer si collega a un audio engine collegato alla musica di turno. La musica di turno emette i suoi beat all'audio engine, che poi permette al voice recognizer di capire se si è in sync o meno con eventuali elementi ritmici. Poi, a seconda del livello in cui siamo, vengono abilitati o meno determinati pattern. Il voice recognizer, quando nel momento in cui individua uno di questi pattern, emette un blast, ovvero un raggio o un'emanazione sonora attraverso il blaster, che viene passato al visualizzatore, che poi, diciamo, il raggio emesso andrà a interagire con gli elementi fisici nella scena di gioco in 3D, e ciò, diciamo, ritorna nel level manager, che gestisce le cose. I vari recognizzatori sono, per dire, un suono, un shout, un suono corto di alta potenza, in frequenza medio-alta. Questi sono vari, diciamo, varie classi pattern iniettati nel recognizer. Oppure un suono costante, ovvero magari uno riesce a tenere una nota per più di 3 secondi nel range di frequenza abbastanza definito, un suono molto basso, oppure un suono molto alto, oppure riesce a fare una tripletta, tipo ta-ta-ta, questo serve per sparare determinati tipi di missili, oppure si riesce a fare un suono ascendente oppure discendente. Sembrerà banale, per esempio, a un bambino all'inizio non è in grado di capire se una nota è più alta, un suono è più alto o più basso di un altro. Dici la, la, qual è più alto, qual è più basso? Questo permette di giocarli. Oppure l'ottava, la quinta,
Beh, quindi ho inventato di diversi tipi fino al riconoscimento delle vocali con un'analisi, diciamo, dello spettrogramma. Altro, vediamo cos'altro dire. Ah, questi sono i vari tipi di raggi che vengono emessi, sono categorizzati in ambito, non so, di solo suono, a raggi di fuoco, raggi di acqua, raggi di vento. Ovviamente ognuno ha le sue virtù con cui interagiscono nel mondo. Ovviamente se abbiamo selezionato un raggio di fuoco o stiamo emettendo un raggio di fuoco, questo brucerà degli alberi e non intaccherà i vetri di un palazzo. Questo, diciamo, per definire e andare a creare tutti gli elementi di caratterizzazione dei livelli di gioco. Lo sviluppo, diciamo, fondamentalmente siamo io e un designer 2D con l'aiuto di alcuni amici che ci danno una mano a finalizzarlo. Il gioco è a uno stato abbastanza avanzato di prototipo. Conto di riprenderlo a gennaio e di finalizzarlo durante l'anno prossimo. È un gioco oggettivamente abbastanza impegnativo, diciamo, come primo titolo, magari tornassi indietro non inizierei con una cosa del genere, pensavo di finirlo in 3 mesi e soprattutto comunque non potendoci dedicarmi a tempo pieno, diciamo, facendolo un po'... chiamiamolo ogni tanto, soprattutto in occasione dei grandi eventi, vedi Svilupp Party, vedi Games Week, vedi Game Over, allora lì faccio un push di 2 settimane di lavoro per fare un avanzamento. E è comunque molto interessante perché per un progetto del genere abbastanza ampio, perché permette di toccare molti elementi di sviluppo, diciamo, di videogiochi. Va proprio da abbastanza integrale, va dal tema che è mia passione, dell'informatica musicale, teoria dei segnali, e level design, grafica, e educazione, insomma, abbastanza tante cose. Quindi per il momento è in stand-by, lo riaprirò a gennaio. Per chi interessasse, comunque gli mando l'alfa giocabile che è già disponibile. E basta, questi siamo noi al lavoro, è tutto. Progetto totalmente autofinanziato e autoprodotto. Forse farò un Kickstarter a gennaio, ma non è fondamentale. Il tema più importante per lo sviluppo di questo gioco non sono tanti i soldi, per dire, che servirebbero per produrlo bene, quanto organizzativo e di focus, diciamo, organizzativo di più talenti nel lavorare di questo progetto. Un altro giochino che conto di pubblicare a breve, entro pochi mesi. Questa è un'idea che ebbi 15 anni fa, a dire la verità, di un topino agente che potesse aiutare a gestire al meglio la propria vita quotidiana. Nell'ambito della Global Game Jam di quest'anno lo formalizzai con 2 script banali. Il tema era avere un topo che, schiacciando un pulsante, ti potesse dare dei suggerimenti su cosa fare. Questo è collegato molto, ricordo il tema della Jam di giugno era proprio what do I do now, cosa faccio ora? E il tema appunto era, collegandomi con il gioco dei dadi cantastorie, che non so se quanti di voi li conoscono, sono un set di dadi, 9 dadi, con su ogni faccia c'è un simbolo di un elemento, il bambino, o anche non solo il bambino, tira i dadi, con questi 9 elementi usciti deve individuare e inventarsi una storia. Questo gioco ha avuto un successo planetario nel 2009 quando è uscito. Io lo scoprì 2 anni fa e rimasi davvero folgorato dalla semplicità e dalla genialità e anche proprio dall'utilità creativa di questo gioco. Allora pensai di mettere in mano al topino questi 2 dadi, tu clicchi il pulsante, gira i dadi, tira fuori 2 elementi e lui dà dei consigli, ad esempio il famoso abbraccia un amico oppure bevi un bicchiere d'acqua. Questo è la fase di prototipo che abbiamo sviluppato. Siamo, diciamo, per intanto quello che abbiamo fatto è il motore di microintelligenza artificiale, perché più viene utilizzato questo gioco più il software impara i gusti e diciamo le attività che il giocatore ha fatto. Quindi se ad esempio tu schiacci il pulsante e lui ti dice ti piace leggere,
tu rispondi sì, allora lui memorizza che ti piacciono i libri. Magari la settimana dopo lui ti chiede: hai letto un libro ultimamente? Qual è stato? Se tu rispondi no, non ho letto il libro, magari dopo dice: perché non hai letto un libro che sa che un po' ti piace leggere? Oppure se ti, diciamo, c'ha dentro un microprofilatore della personalità basato su 5 virtù base. Vi ricordate lo schema della coscienza che feci vedere un pochino prima? All'interno c'è questo, diciamo, micromotore, diciamo, un microsistema che stimola la coscienza, e il tema è seguire, diciamo, il gioco ovviamente ha un target abbastanza giovane, no? Bambini 4-8 anni, diciamo l'età dei miei figli, fa una microprofilazione, diciamo, dei gusti del bambino, e può aiutare a dare degli stimoli di attività da fare. Oppure spesso i bambini chiedono: non so cosa fare, non so a cosa giocare, cosa fare. Allora chiama, apri il tuo topino e chiedigli cosa ne pensa. E alcune righe che ho scritto: il tuo piccolo aiutante interno dà consigli, a fine settimana ti fa un check, magari ti fa una serie di domande tratte dall'esperienza che lui ha memorizzato durante la settimana di interazione, quindi ti fa delle retromande tipo: hai fatto questa cosa che ti avevo segnalato? E minimamente cerca di tracciare lo stato del bambino. Volendo, i genitori possono poi andare a vedere un po' cosa ha combinato il bambino nella settimana di gioco e magari scoprire degli elementi che ne erano ignari. Un gioco gratuito per tutti i device. Altro gioco in pieno sviluppo che uscirà a gennaio, febbraio: Audio Olympics. Con Iva Venturi di Bologna, qualcuno di voi lo conoscerà, il guru di svilupparti. A Bologna c'è una bellissima realtà di sviluppo di giocatori. Lui ha già iniziato a creare una serie di videogiochi per ciechi. Questo è il tema fondamentale. Quindi tutti i giochi giocabili da non vedenti, quindi solamente audio. E per me ovviamente è stata la manna fare dei giochi solo audio. Ho detto: questo è il mio pane. Poi ci siamo sentiti e abbiamo concordato di fare insieme le Olimpiadi audio, ovvero tutta una serie di mini giochi. Questi sono, siamo in fase di prototipo. Cos'è che abbiamo? Intanto lo so, la corsa ai 100 metri, corsa a ostacoli, salto in lungo, salto in alto, 800 metri. Il tema è sviluppare un micro framework di giochi audio, dove la parte più interessante è sia l'usabilità, perché creare un'interfaccia e una meccanica utilizzabile soltanto sia da touch che da desktop non è banale, e poi il tema di feedback, perché quando tu corri e stai correndo e magari tappi in vario modo sul tablet per correre, tu devi sentire l'avvicinarsi di un ostacolo e devi riuscire a saltarlo in modo adeguato. La cosa è, faccio una parentesi, mio figlio sta facendo un corso di arrampicata, noi tutti assieme andiamo ad arrampicare, ultimamente stanno venendo lì insieme a noi dei ragazzi ciechi che arrampicano, e li vedi arrampicare su a 20 metri di altezza. Io sono rimasto davvero stupefatto, mai mi sarei pensato che un non vedente potesse arrampicare. Ovviamente lì c'è un tutor, diciamo, da terra che li guida, li aiuta: guarda, prendi un elemento in alto a destra, metti il piede lì, però vanno molto appunto a tatto e cos'altro. E l'idea di lavorare solo con l'audio, quindi utilizzando tutta la tecnologia possibile dell'audio 3D, quindi il binaurale, sensi in primis, effetti Doppler, filtri di diverso tipo, è secondo me molto interessante. Ed esplora un mondo, per dire, gli audio game non ce ne sono molti, per una popolazione non vedente nel mondo molto alta. Ci sono diverse centinaia di milioni di persone non vedenti, o quantomeno molto ipovedenti nel mondo, a cui magari gli farebbe piacere poter accedere a giochi interattivi. Quindi c'è sia un'opportunità di mercato che un'opportunità di esplorare nuove forme di interazione.
Altro progetto, questo sviluppato per un bando molto grosso della Fondazione Telecom sui temi di strumenti didattici. E con l'associazione che ho accennato prima, Mondo Senza Guerre, che ha a cuore il tema della formazione, la non violenza, per dire, nelle scuole, tema abbastanza sentito nelle medie e nelle superiori, abbiamo creato un progetto di una piattaforma di storytelling sui temi della non violenza da vivere in realtà virtuale. Cosa abbiamo creato? Innanzitutto è ancora in fase di progetto, il bando è ancora aperto, non sappiamo se lo sviluppiamo, diciamo, con il loro finanziamento o meno, sicuramente lo svilupperemo l'anno prossimo o l'anno dopo. È una piattaforma dove l'utente può creare molto facilmente da tablet o da computer delle proprie storie da vivere poi in realtà virtuale con un cardbox o con tutti gli strumenti di realtà virtuale che stanno arrivando, anzi saremo presto sobbissati, per raccontare proprio le proprie storie, creando però un ramo, quindi delle storie interattive. Quindi il ragazzo che vuole raccontare la propria esperienza, racconta linearmente come è andata, registrando con la propria voce, diciamo, la storia, e poi inserendo nella storia vari rami, quindi dove uno può fare prendere determinate scelte e vivere, diciamo, quella storia e dicendo cosa sarebbe successo se avessi fatto questa cosa o avessi detto quest'altra. Quindi uno strumento sia interessante dal punto di vista dell'espressività, dove ognuno può raccontare delle faccende abbastanza personali, che è utile esprimere, è utile condividere, è utile anche analizzare magari in ambiti come la propria classe, con persone, diciamo, di cui ci si fida, tipo il proprio professore. E riteniamo uno strumento molto molto interessante, didattico, che utilizza le nuove tecnologie, che potrebbe avere, diciamo, ne abbiamo parlato anche con il Ministero dell'Istruzione, che l'ha ritenuto molto valido e ci supporterà nella diffusione nel momento in cui avremo i primi prototipi. Qui chiudo la parte dei progetti in corso e mi lancio in una serie di considerazioni varie. Che ora abbiamo fatto, Pierluigi? Buono? No, tempo che. Considerazioni sparse sul tema del lavorare, diciamo, con la multimedialità, lavorare con i videogiochi, sviluppare videogiochi, lavorare in gruppo. Diciamo, in 20 anni di attività ho lavorato almeno un centinaio di progetti di vario tipo, appunto dal tour europeo con giovanotti a applicazioni che, diciamo, in realtà virtuale e videoludiche, e lavorato davvero con migliaia di persone e, diciamo, ho individuato alcune cose che mi hanno funzionato e altre che non mi hanno funzionato. Quindi tornassi indietro nel me stesso di 20 anni, magari dico: guarda, mi direi queste cose per aiutarmi in alcuni momenti di difficoltà, oppure spronarmi su altre cose che ritengo valide. Allora, innanzitutto qui siamo ingegneri, che io fondamentalmente mi considero d'estrazione ingegneristica, avendo fatto ingegneria tutto, diciamo, vedo, quando mi viene un'idea, ho detto ok, idea, già qui mi si illumina il motore dell'ingegnere. Diciamo, l'ingegnere cosa fa? Combina e ricombina soluzioni già esistenti, li riprende, li rimodella e li riadatta per trovare soluzioni nuove a problemi nuovi che arrivano. Abbiamo il pallino dell'ottimizzazione, però l'ottimizzazione deve essere un processo da, diciamo, con cura, da mettere sempre in pratica in qualsiasi cosa si fa, senza focalizzarsi troppo, però, diciamo, di base non ci piace lasciare le cose un po' poco funzionanti. E ci piace arrivare a prodotti affidabili e ci piace trovare soluzioni a dei vincoli. Spesso ci sono delle situazioni date, tipo c'è da produrre questo videogioco con 1000 euro in 30 giorni, non possiamo permetterci di uscire da questi paletti, oppure il nostro target è l'iPhone 4 e non ce ne piove, quindi non ci si può permettere, già in fase progettuale o in fase di sviluppo, di non tener conto
di questi vincoli. Ibridare e adattare, non dico niente, pensare per prototipi, imparare dagli altri. Mi focalizzo soprattutto su questo ultimo tema, soprattutto grazie a internet negli ultimi 5-10 anni, dove lo sviluppo distribuito è ormai la chiave fondamentale. C'era una battuta molto, mi è molto piaciuta ultimamente, dove Google ha ridefinito la definizione di saper programmare. Non è più studiare programmazione, ma è saper googlare Stack Exchange, ovvero accedere alla conoscenza degli altri per risolvere problemi. Oggi, nel momento in cui c'è una soluzione già fatta per tutto, quasi sapere trovare e adattare le soluzioni degli altri per progredire più velocemente sembra più importante che non mettersi ogni volta a reinventare cose nuove. Sulla produzione, cosa dico? Temone, settorialità contro la visione integrale. Io sono cresciuto e mi illudevo che potesse essere possibile una formazione integrale, ovvero saper fare un po' tutto. Magari in stile Leonardo da Vinci, dove lui era un gran pittore, un gran ingegnere, quasi anche un musicista, disegnatore, davvero questa figura rinascimentale, diciamo, che potesse accedere a tutte le arti e tutte le scienze. E mi chiedevo perché noi dobbiamo specializzarsi in una cosa, perché devo diventare un glottologo in aramaico e non posso contemporaneamente saper mettermi a disegnare. E questo è stato un po' un mio tema. Mi sembra che si scontra, anzi è un temone grosso anche con la realtà di oggi, dove moltissima formazione è estremamente settoriale. Oggi trovi la gente si vende soprattutto con una determinata specializzazione. Io uso Blender 3D, non so usare 3D Studio Max, oppure io programmo in C++ e non parlatemi di JavaScript. Quindi ciò, ovvio, è più facile specializzarsi in una sola disciplina, però in un mondo che cambia così velocemente, dove chi era bravissimo in Flash 5 anni fa a oggi praticamente è disoccupato se non si è spostato a HTML5, è molto importante imparare l'arte di non solo evolversi ed espandere, no, le proprie conoscenze, ma io aggiungo riprendere una visione integrale di tutte le arti, e in cui, diciamo, il videogioco è lo strumento massimo, perché il videogioco integra tutte le discipline per necessità, non si può essere solo una. Questo vuol dire che soprattutto finché stiamo in piccoli studi, diciamo, siamo o indie o micro studi fino a 5-6 persone, non si può essere solo programmatori, come non si può essere solo disegnatori. E contaminarsi e lavorare insieme è davvero importante. E soprattutto io non vedo perché un programmatore premessa, non so perché la maggior parte dei programmatori che conoscono sono anche musicisti, per dire, non ne conosco uno che non abbia unito la matematica e la musica. Questo vuol dire che sono due discipline in teoria molto distanti, che però spesso si uniscono, però nel mondo uno magari si esprime soltanto con una propria arte, dice sì, io sono programmatore però non ho la musica, me la tengo per me, o viceversa. E io penso che bisogna tornare proprio, anzi sarebbe da mettersi proprio con attenzione a imparare l'arte della multimedialità, quindi magari ogni tanto staccare su quello che uno sa fare e buttarsi in un'altra disciplina e sviscerarla un po'. Un'altra cosa abbastanza particolare: non essere troppo nerd. E spesso si incontrano personaggi, io stesso lo sono stato, mi sono ritrovato così focus su un tema solo da non riuscire a comunicare o a capire le esigenze o quello degli altri o quello che gli altri mi dicevano. Io in questo caso nerd lo intendo proprio molto, io sono su questa cosa qui e vedo solo questo. E appunto di arrivare a entrare in un progetto informatico dove c'era un super genio programmatore che aveva creato il software più potente del mondo, che però conosceva solo lui e solo lui poteva mantenere. Io subito ho detto: ragazzi, non si può andare avanti con questo sistema, perché a 1 o 2 anni questo personaggio gli può succedere di tutto, può, per dire, semplicemente cambiare lavoro, annoiarsi oppure non esserci più, e a quel punto crolla tutta la baracca. Quindi era abbastanza un rischio dal punto di vista della progettazione del lavoro,
basarsi, vedevo, cioè, il cuore era un software programmato in modo, diciamo, spaghetti code di un nerd che sapeva tutto solo lui. Quindi, che magari adesso vediamo, diciamo, come aiutare questa cosa. Io ho ritrovato in me stesso queste, diciamo, queste visioni molto focus, e ogni tanto faccio un lavoro di, ok, apriamo, rallento, documento, magari vedo se posso essere un pochino meno focalizzato, soprattutto per un discorso di apertura verso gli altri. Attitudine generale, curiosare sempre tutto, non aver paura di entrare a capire come lavorano gli altri, cosa hanno fatto. Se io sto facendo una programmazione, io vado a vedere il rigging che sta facendo l'animatore, oppure vado a vedere il business plan che sta facendo il direttore di produzione, proprio perché uno mi interessa. Poi, soprattutto nel mondo dei videogiochi, dove ogni elemento può essere interessante, ad esempio stamattina ero in libreria aspettando il treno, ho trovato questo libro, Le leggi fondamentali della stupidità umana, no? Scritto da un matematico, il signor Cipolla, morto 10 anni fa purtroppo, e questo così, un elemento molto casuale che mi è passato sotto gli occhi, l'ho preso e lo ritengo estremamente geniale, no? Che tratta temi di relazioni sociali, relazioni umane, temi di convivenza, e non escludo che alcuni temi di questo libro qui possano rientrare in un elemento di un videogioco o di un prossima, diciamo, conversazione degli amici. Avere tanti cappelli, soprattutto nel nostro mondo, diciamo nel nostro, già intendo che tutti noi stiamo entrando nel mondo di sviluppo videogiochi, appunto collegato col tema della settorialità, dobbiamo necessariamente avere tanti cappelli e sapere quali cappelli abbiamo. Se sto programmando, metto il cappello del coder e magari per 3 giorni non faccio altro. Però, a un certo punto, e so di avere quel cappello, quindi mi focalizzo su questa cosa. Nel momento in cui però devo parlare con gli altri o con il mio datore di lavoro o con chi sta dirigendo il progetto, devo togliere il cappello e sentire quello che mi sta dicendo. Se per dire, il direttore di produzione mi dice: guarda, ti stai perdendo troppo in questa parte di codice, stai complicando estremamente una cosa che non serve, io devo avere l'umiltà di sentire, accettare, fare autocritica, rimettermi il cappello, poi magari correggere la cosa. Oppure a un certo punto mettermi proprio il cappello del marketing, quindi per chi di voi vorrà diventare freelancer sarà una parte fondamentale sapersi minimamente vendere, quindi mettersi sul mercato e trovare le istituzioni più idonee al lavoro. Quindi non si può pensare di fare soltanto il super coder o soltanto il disegnatore. Nella fase di lavoro è sempre bene lavorare con iterazioni brevi e finalizzare, arrivare a fine giornata sempre con un prodotto funzionante. Non lasciare mai in sospeso quello che si è iniziato la mattina. Questo perché uno il giorno dopo si può perdere il focus, magari il progetto deve essere ripreso in mano da qualcun altro la notte, ad esempio magari siamo in 3 distribuiti nel mondo, io sono qui, uno a Tokyo e uno a San Francisco, magari ci giriamo il progetto e quindi devo lasciare la cosa, diciamo, inizio una funzione, la finisco, la documento e te la lascio funzionante. Questa è una cosa che funziona molto, è una cosa abbastanza nuova, tutti voi conoscerete le tecnologie agile o agili che stanno, diciamo, distruggendo un po' le vecchie teorie del project management che si basavano su milestones, persona che fa tot nei prossimi mesi e tutti incastri di task gerarchizzati, mentre oggi si lavora a milestone settimanali. Ragazzi, per fine settimana vogliamo avere questo, questo, questo e arrivare a una cosa funzionante che ci piaccia. E tutti lavorano su questo ciclo magari settimanale, poi la settimana dopo si lavora sul prossimo ciclo. Questo fa sì che il progetto evolve in continuazione, è sempre fruibile, sempre giocabile, è sempre criticabile da tutti ed è molto più divertente anche svilupparli. Infatti usare processi lunghi solo se si è certi di finirli nella propria sessione, per dire devo sviluppare un motore di AI, mi do una settimana, cerco di arrivare per la fine settimana e chiudere questa cosa, non lasciarla in sospeso.
Beh, questa è una mia considerazione, siamo quello che facciamo, non quello che diciamo di fare. Spessissimo io incontro persone che a parole sono dei super geni o hanno fatto chissà cose, poi nel momento della praticità o non hanno fatto niente o hanno bozzato soltanto tutta una serie di prototipi, i famosi qua qua qua. E anch'io stesso mi sono trovato a parlare di cose che volevo fare, poi non le ho fatte, e mi ho detto ok, vediamo di non dire più quello che vorrei fare, ma parlo solo di quello che ho fatto. Ciò mi dà anche tutto un, diciamo, mi fa stare un pochino più tranquillo, più coerenti. Allora, se abbiamo dei progetti in proprio o in collaborazione con altri, cosa dico? Ecco, qua ho diviso, diciamo, i progetti in due ambiti. Uno, noi abbiamo i nostri progetti, che siano progetti in proprio, tipo o da una semplice game jam a un semplice siamo in cinque, vogliamo fare un gioco, o stiamo iniziando una startup, e dall'altra parte invece il lavoro da freelancer, ovvero che è il lavoro per altri sotto pagamento. E mi sono trovato a lavorare in entrambi i casi e anche a dar lavoro in entrambi i casi. Allora, progetti proprio, meglio prima partecipare a progetti di altri e dedicarsi pienamente. Esatto, io penso che prima di iniziare un proprio progetto sarebbe bene e farsi un po' di gavetta con progetti di altri, con gente che si ritiene capaci, più bravi, da cui si ha da imparare e in cui ci si può, diciamo, dedicare pienamente, diciamo, senza volontà di ottenere qualcosa, semplicemente dare il massimo e solo imparare. Definire le milestones brevi, collegandomi al tema primo dell'iterazione breve. Lavorare in gruppo non è facile, lo parlo per esperienza, io sono di estrazione abbastanza lupo solitario e effettivamente finché c'è da portare avanti dei progetti grossi dove ognuno fa qualcosa, diciamo, in comune, ma ognuno fa il sé, va bene, ma lavorare alla stessa cosa anche solo in due o in tre è facilissimo scontrarsi sui punti di vista, sulle metodologie. Siamo arrivati, per dire, a litigare con altri programmatori se dobbiamo utilizzare gli spazi o i tab per l'indentazione, perdendoci una giornata. E definire quali sono i paletti su dove c'è discussione o dove c'è concordia non è facile, però è anche la cosa più interessante da fare. Io penso, come esseri umani su questo pianeta, la cosa fondamentale da imparare è l'arte della collaborazione, collegandosi col tema dell'empatia, col tema dell'intelligenza collettiva, che penso sia davvero una missione che io ho fatta mia. Infatti ho detto, adesso voglio, anch'io sto imparando l'arte di collaborare bene con altri. E c'è sempre da imparare, sia dal junior appena arrivato che dal massimo direttore di produzione. L'atteggiamento e la professionalità effettivamente sono tutto. E io ho imparato che fare lavorare sempre con un atteggiamento da professionale, non lasciare mai le cose molto anche confuse, banalmente dalla propria scrivania di lavoro alla propria struttura dei file sul desktop. Magari uno accede e dice sì, vai a prendere l'ultimo logo, dov'è? In quella cartella. In quella cartella trovi 40 loghi chiamati tutti in modo strano, per dire, fa perdere tempo, denota che chi ha fatto quel logo non è un professionista, non sa come si lavora e alla fine crea solo problemi. Questa è una banalità. E quindi mettere un 5% del proprio tempo per fare il famoso polish costante di tutto quello che si fa e mantenere un atteggiamento professionale aiuta se stessi e aiuta gli altri a lavorare. E beh, questa è la mia considerazione: meglio lavorare con una persona umile, simpatico e bravino, che quindi questo umile intendo molto, diciamo, che conosce minimamente i propri limiti ma è volenteroso di imparare, che non con un testardo super genio asociale. Questo ne ho incontrati tanti, personalmente preferisco di gran lunga la prima. Open source, questa è una realtà abbastanza recente, dirompente, che potrebbe effettivamente cambiare il mondo. È partito dal software, si sta diramando in tutti gli ambiti della scienza. Oggi abbiamo medicine open source, macchinari open source,
stanno per di cibi o ricette, per dire, questa cosa la vedo davvero come un ingrediente per l'evoluzione dell'umanità, che fa comodo sia a noi che lavoriamo, perché ci costringe a lavorare in un certo modo. Chi ha lavorato personalmente, io tutti i progetti open source che ho utilizzato nel mio lavoro, che siano le librerie JavaScript, che siano componenti di Unity, che siano CMS in PHP, ho sempre contribuito alla comunità open source che li sviluppava, che fosse dalla traduzione in italiano dei manuali, segnalazione di bug, hack delle patch. Questo perché, uno, imparavo di più, due, contribuivo a un progetto che poi aiutava gli altri, più aiutavo gli altri, più questi aiutavano me. Quindi è un circuito che più tu dai e più la cosa torna, e tutti si migliora. Quindi lo metterei quasi come un ingrediente fondamentale, mettere lo zampino in mondo open source. Aggiungo altro banale, io diverse cose che ho fatto le metto sotto GitHub, che è una piattaforma strepitosa. Negli ultimi mesi mi hanno contattato in 3 realtà internazionali, 3 studi di sviluppo videogiochi, perché hanno visto che avevo pubblicato delle librerie, delle cose su GitHub, avevano visto che ero capace di fare cose. Da lì vedi subito la qualità del codice, vedi come è strutturato una soluzione, e dicono ok, questo è capace, questo vale molto più di un sito, di un blog, di un profilo su LinkedIn, per dire. E, chiusa. Freelancing, mentre nel momento in cui ci vogliamo, poi è finito? Ah, ok, allora è l'una, ragazzi. Essere professionali, minimo ordine professionale, documentare tutto, onestà verso se stessi e cliente, non sottostimarsi né sottovalutarsi. Questo tema fondamentale, se siamo dei freelancer, ricordarsi, noi non stiamo vendendo il nostro tempo. Facile dire, ragazzi, io ti costo 30 euro l'ora, 20 euro l'ora, ma io ti sto vendendo le mie competenze. Questo deve essere chiarissimo. Se non vendi una competenza riconosciuta, è meglio piuttosto dire, ragazzi, ho bisogno di fare gavetta, ho bisogno di mettermi un mese a studiare qualcosa. E portfolio, profilo pubblico, collegato a prima GitHub. Senti, qui avevo tutta una serie di consigli, ma non li dico, e chiudo qui. Se qualcuno ha qualche domanda, vediamo, fammi vedere, videogiochi. Questo mi piaceva molto, l'arte del mesh, ovvero del miscelare le cose, no? E soprattutto nell'ambito del game design dà adito a... mi piace molto l'omino col ferro da stiro. Vediamo, punti di vista... E spesso ci si litiga su, perché stiamo guardando la stessa cosa da 2 punti di vista, è un 6 o un 9. Questo sull'arte della procrastinazione, io mi ci sono scontrato per decenni, non so voi, arrivare fino all'ultimo, detto, non sono un procrastinatore, preferisco lavorare in un panico indotto dalla milestone di domani mattina. L'umiltà, siamo Darth Vader, però io ti cucino le uova. Ecco, qui curare il proprio lavoro, la propria postazione di lavoro, sfruttare le opportunità. Se piove, ragazzi, tutto il pannello solare che ho costruito non mi serve più, mi invento la ruota che va ad acqua. Avere sempre un punto di vista sull'umanità, che fondamentalmente siamo 6 miliardi sullo stesso pianeta e cerchiamo tutti di migliorare la propria vita, ma anche quella degli altri, questo è fondamentale. Qua potremmo risparmiare 700 fiorini non facendo le prove sui terreni, tanto nessuno se ne accorgerà. Meglio fare le cose un pochino in modo più professionale, non sottovalutare le fondamenta che diamo ai nostri progetti. Sbagli il 100% dei tiri che non fai. E tool, qua aprirei un discorso solo sugli strumenti di lavoro. Io sono ossessionato dalla suite di strumenti che utilizzo, sempre tenerli in ordine, puliti, il minimo essenziale è conoscerli pienamente. Usi Unity, studiate Unity dall'inizio alla fine, poi ti specializzi. E se hai voglia di imparare, la voglia di imparare è più forte di qualsiasi difficoltà. In questo senso oggi abbiamo davvero enormi opportunità di accesso alla conoscenza, quelle teme elettriche, va bene, alla TV, viaggiare, questo mi piace molto, lavorare molto per una causa. Molto d'aiuto, soprattutto agli inizi, è più facile, anziché dire voglio fare un videogioco, dire ok, partecipo a quel progetto lì che fa costruire 3 pozzi d'acqua in Mali,
cosa devo fare? Un videogioco. Ok, il videogioco deve trattare il tema dell'aridità dei terreni. Quindi questo inquadra il progetto in una questione di utilità sociale, utilità economica che aiuta gli altri, e mi focalizza per migliorare il mio processo lavorativo, quindi mi aiuta proprio a finire quel progetto, ad esempio. E tante idee, disegnare, prendere appunti su tutto, non si sa mai quando mai riapriremo i nostri diari degli appunti. E tornando all'inizio, abbiamo iniziato da qui e torniamo qua, siamo il puntino su quel grazie universo. Grazie. Ciao.